Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi parliamo di acconciature e soprattutto vedremo insieme un po' di acconciature che andranno sicuramente benissimo per la notte di Capodanno oppure anche per Natale e tutte le varie feste. Quindi se siete curiosi di sapere che acconciature vi farà vedere la vostra Eller, non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo di lasciarmi tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per non perdervi neanche uno dei prossimi video. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh, bentornati e bentornate. Diciamo che non sto registrando video da un sacco di tempo, per cui sono un po' fuori forma. Ho rifatto la intro 7 volte, raga, quindi capiatemi. Allora, parliamo ancora di capelli e vi voglio far vedere una cosa che ho chiesto di spedirmi a Irresistible Me, che oramai è un marchio che sul mio canale vedete 150.000 milioni di volte, perché è un brand che ha prodotti veramente favolosi e col quale collaboro da tanti anni e mi sono sempre trovata super 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 bene per la qualità dei prodotti, per la qualità del servizio e per la velocità della spedizione. Vi dico fin da subito che ogni tanto mi arriva la dogana, ogni tanto non arriva la dogana, quindi non si sa, ma cioè non è una cosa standardizzata, però vi posso davvero garantire che la qualità dei capelli che propone Irresistible Me, che è un sito americano, è qualcosa di pazzesco. Tra l'altro il rapporto qualità-prezzo, a detta di tutti, addirittura a detta dei parrucchieri che acquistano sul sito dopo che io gli ho fatto vedere i capelli, delle extension eccetera eccetera che ho utilizzato in passato, anche a detta loro è fantastica, per cui su questo non ci piove. Qualche mese fa gli avevo chiesto se potevano spedirmi per provarla una coda, una di quelle ponytail finte che si attaccano, ok? Perché? Perché io, come sapete, ho tagliato i capelli, adesso vabbè, sono sempre più lunghi, in questo momento sono un po' sporchi, però veramente sono sempre più lunghi, sono sempre più pieni e non volendoli rovinare o comunque non volendoli appesantire mettendo ancora extension di quelle adesive, come ho sempre fatto, ragazzi, a me non hanno mai rovinato i capelli, almeno quelle adesive assolutamente no, quelle con la cheratina insomma, però quelle adesive di Irresistible Me sono pazzesche e ve le consiglio se avete voglia. Però io non avevo voglia, dopo un anno che le porto, anzi in realtà 2 anni che le portavo, non avevo più voglia di metti, togli, lavale, cioè bisogna anche averne cura, e quindi ho detto ma facciamo così, provo a farmi spedire una di quelle code finte e provo a utilizzare quella e vedere che tipo di pettinature posso fare. Ragazzi, la sto utilizzando sempre. La sto utilizzando sempre perché la adoro. Oggi vi farò vedere come si utilizza, come si mette. Si mette in 5 minuti, ma vi farò vedere anche tutto quello che io uso per metterlo, perché su Instagram mi avete chiesto, soprattutto negli ultimi giorni, come pettino i capelli, mi avete detto insomma le vostre difficoltà, mi avete fatto sapere quali sono le vostre difficoltà nel farvi le code eccetera eccetera, per cui oggi vi farò vedere davvero tutto. Realizzeremo insieme qualche pettinatura che sarà sicuramente validissima per il vostro Capodanno, per cui o per le feste di Natale, per cui state veramente super sintonizzati. Allora, intanto vi faccio vedere la coda com'è. Arriva ovviamente in questo pacchetto, arriva sigillata, ovviamente io l'ho già usata parecchie volte, l'ho già anche lavata, per cui vi garantisco che si può tranquillamente lavare, fonare, insomma sono capelli veri, per cui si può fare tutto quello che fate ai vostri capelli, magari cercate di non trattarli male. Vi arriva in questa dolcissima bustina con tutti i cuoricini schiacciabili e dentro questa retina. Poi voi la togliete da questa retina, vedete io come la tengo, cioè a me i capelli durano tanto anche perché io li tengo veramente molto molto bene, sempre messi bene, sempre riparati, sempre puliti, quindi questo è molto importante. Allora, la coda è così, non è nient'altro che una fascia di capelli, una piccola fascia di capelli, cioè piccola nel senso che la lunghezza è 10 cm, e la lunghezza dei capelli invece io ho scelto la più lunga, per cui credo che siano 50 cm, forse 60. Sul sito sono in inches, per cui dovete fare la conversione. Dietro ha un piccolissimo pettinino,
Esatto. E se spostate i capelli, vedete che qua sotto c'è questo questa parte che praticamente serve a far sì che la vostra coda rimanga bella su, cioè nel senso che non si afflosci. Quindi voi fate con i vostri capelli una coda o uno chignon, io faccio entrambi. E poi quando li mettete qua sotto e legate la coda, praticamente vedete questo bellissimo effetto proprio di coda di cavallo piena. Adesso vediamo come si tira su, ma prima di farvi vedere l'applicazione vi faccio vedere come faccio la coda, perché tanti di voi mi hanno proprio chiesto questo. Allora, innanzitutto tolgo il mio fantastico cerchietto, dopodiché prendiamo la spazzola. Allora, che spazzola usi, Elena? Allora, io normalmente uso le Tangle Teaser. Aspettate che vado a prenderla, che l'ho dimenticata. Tangle Teaser, scusate, ci sono i capelli, non sono riuscita a pulirla perché appunto mi sono appena pettinata. Allora, Tangle Teaser, questa qua l'ho acquistata su Amazon tipo 3 anni fa ed è ancora perfetta. Sta iniziando adesso a... stanno iniziando a rovinarsi un po' i dentini, perché si piegano un pochettino a furia di usarla. Tenete conto che questa la utilizziamo sia io che Mr. X, e la utilizziamo tutti i giorni, tutto il giorno, cioè ogni volta che mi devo pettinare utilizzo questa. Perché? Perché mi districa bene tutti i capelli, per cui prima districate i capelli in modo che non ci siano nodi, che non ci siano cose che rimangono gonfie o che rimangono insomma poco ordinate. Dopodiché io utilizzo questa ultimamente, ma in realtà è la stessa cosa per questa ed è la stessa cosa per questa che ho acquistato negli Stati Uniti. Per fare le code, io utilizzo una di queste perché i capelli vengono, come dire, presi tutti e rimangono tutti interi, anche perché io ho la frangia, no? Cioè, vi faccio vedere. Ho la frangia che sta crescendo alla velocità della luce. Non posso più fare la frangia perché mi arriva qua. Quindi per tirarli indietro e cercare e far sì, non arrivano ad essere presi nella coda, perché è ancora troppo corta per essere presa nella coda, e quindi devo cercare di mettere i capelli, cioè di tirare i capelli in modo tale che rimangano gli uni attaccati agli altri e non venga giù la frangia. Per cui io tiro su bene con questa spazzola o con una delle altre due che vi ho fatto vedere. Io poi non sono molto molto brava con le code, non lo sono mai stata perché mi vengono sempre tutte storte, però con questo metodo mi vengono perfette. Allora, in questo caso faccio una coda bella alta, quindi tiro indietro tutti i capelli, tutti. Non mi piace quando rimangono delle gobbette, per cui cerco di tirarle indietro sempre e comunque. Fregatevene in questo momento delle attaccature, dopo vedremo come le vado a mettere a posto. Qui sento che c'è un gonfiore e vado a snodare con la Tangle Teaser e poi riparto con questa in modo tale che tutti i capelli siano a posto. A questo punto la devo legare e con questi elastici, cari miei, cioè, praticamente farei il disastro, non tanto perché non riesco a legare la coda, quanto perché mi si formano, ovviamente staccando le mani, mi si formano tutti i nodi, per cui ho scoperto da qualche anno e utilizzo sempre questi, che sono praticamente degli elastici esattamente della stessa grandezza di questo, che però si attaccano, hanno questo gancino e si attacca ovviamente ai vostri capelli e al gancino. Quindi io non faccio nient'altro che attaccare questo gancino al sotto dei capelli. Se vi state chiedendo se i capelli si rovinano, no, almeno a me non ho notato capelli che si spezzano, non ho notato niente di questo genere, quindi io l'attacco e giro. Non faccio nient'altro che girare intorno alla coda, tirando ovviamente il mio elastico, vedete che posso anche lasciare, e poi vado a fermarla facendo sì che il gancetto entri proprio nell'attaccatura dell'elastico, ecco, così, non così, ma così. Esatto. Una volta che è messo così, praticamente non si muove più. Qua non ci sono gobbe che mi diano fastidio, per cui così va bene. Già così, con questa, posso già attaccare la mia coda. E non c'è nessunissimo problema. La prendo, la metto qua sopra,
attacco il gancio e tiro, poi vi faccio vedere. Però se volete fare, volete avere un effetto ancora più coda piena, coda alta, e soprattutto non volete che si vedano i vostri capelli sotto, vi consiglio di fare questa cosa qua, che non è necessaria, ecco, però potete farla. Fate un piccolo chignon. A questo punto prendete anche l'elastico, quello che io non avevo usato prima, quello normale, lo arrotolate sopra in modo tale che venga tenuto lo chignon. Quindi non deve essere una roba perfetta e precisa, ma semplicemente deve creare un volume e soprattutto non far andare fuori tutti i vari pezzi di capelli, soprattutto quando li avete magari un po' più corti dei miei e diventa difficile che vengano nascosti. Dopodiché prendete la vostra bellissima coda, la infilate, qua c'è il gancino, infilate il gancino proprio sull'attacco della vostra coda e lo spingete un pochettino, ma non da farvi male, eh? Semplicemente un pochettino. Ovviamente il gancino lo infilate al centro e poi con i due lacci stringete e girate a piacimento, cioè c'è chi la vuole allacciare col fiocchetto sopra, chi la vuole allacciare col fiocchetto sotto, eccetera eccetera. Io la allaccio sopra, così poi non devo... Ok, e per me la coda è fatta. Guardate già come cambia completamente la percezione di testa vuota a testa piena. A questo punto però ci sono tutti i vari pelettini che svirgolano. E io cosa faccio? Utilizzo una semplicissima schiuma. Questa qui è Pantene, però potete utilizzare quello che volete, nel senso... Questa tra l'altro è per capelli ricci, per fare ricci. Io la utilizzo per fare colla, praticamente. E quindi vado a sbattere. Prendo una nocciolina, pochissima schiuma, e tiro. Non faccio nient'altro che praticamente incollare, diciamo le cose come stanno, incollare bene tutti i capelli che escono fuori, perché questo non è nient'altro che davvero fermare incollandoli, no? Attaccando e far sì che appunto rimangano appiccicati. A questo punto, come voi potete vedere, sicuramente ve ne sarete accorti, io ho un bel po' di ricrescita, perché come vi ho detto, se mi seguite da tempo lo sapete, voglio far crescere i miei capelli grigi, cioè nel senso io ho tanta crescita grigia, vuoi per... non vi sto a spiegare perché, comunque ho, ma da tantissimi anni, da quando ero piccolina, ho i capelli bianchi e li tingo. Quindi adesso voglio lasciarli grigi e poi fare delle tinte tipo le tinte quelle colorate verdi, quelle colorate blu, eccetera. E a quel punto mi hanno detto, il parrucchiere mi ha detto, scusa ma lascia crescere i tuoi al posto di decolorarli che ti fai solo male al capello. Allora sto facendo crescere, però giustamente non si può andare in giro con la ricrescita. Per cui uno dei miei metodi è prendere un pennello da trucco, normalissimo. Questo qua è già nero perché è quello che utilizzo proprio per fare il lavoro che vi sto per far vedere. Prendo un eyeliner in pot. Questo qua è un eyeliner nero, perché io ho i capelli neri, semplicissimo, della Maybelline, se non mi sbaglio. Sì. Non fate nient'altro che aprite l'eyeliner, pucciate il vostro pennello, anche se vi sembra di non tirar su niente, raga, sappiate, funziona. E andate a colorarvi la ricrescita. Un attimo che prendo lo specchio. Esatto. Anche se non avete la ricrescita, il fatto di sfumare bene e colorare bene nei bordi aiuta proprio a dare un senso di ordine e di simmetria a tutta la vostra testa, se lo fate bene. Per cui io, anche se non avete crescita, vi consiglio di farlo. Potete utilizzare un eyeliner. Io utilizzo l'eyeliner perché con i capelli bianchi è l'unica cosa che mi mantiene, però potete utilizzare anche tranquillamente un ombretto del vostro colore di capelli o del vostro colore della vostra radice. Per cui io con questo piccolo pennellino vado semplicemente a colorare tutto quello che serve, dando ovviamente la giusta forma a quello che sono i capelli. Non vi preoccupate se poi vedete che vengono fuori un po' di capelli, perché poi li andiamo a rincollare. Ecco, io solitamente non tiro, ma picchietto.
Mettete che vogliamo prendere un... Ve lo faccio vedere perché poi mi dite, ah Meller, ma non hai fatto vedere che... Volete prendere un ombretto? Io prendo un ombretto nero opaco, voi prendete ovviamente del colore dei vostri capelli. Stessa identica cosa, ragazzi, eh? Stessa identica cosa. Ecco, vi consiglio di non partire dall'attacco, dalla radice. Partite un po' un centimetro più in dentro, perché così se sbavate avete la possibilità di sfumare, mentre invece se vi sbavate sulla fronte diventa un po' un casino andarlo a riprendere. Soprattutto con le polveri, ragazzi. Perché l'eyeliner si attacca più al capello, mentre invece la polvere si attacca proprio al vostro trucco, ecco, cioè il vostro fondotinta della fronte, se vi siete già truccate, o comunque la fronte. Ok, adesso che il nostro contorno è fatto, praticamente possiamo decidere se tenere la testa così pulita e mettiamo su un altro po' di schiuma, in modo tale che i capellini che si sono un po' alzati qua quando siamo andati col pennello rimangano giù. Ma potete anche scegliere, per esempio, di tirare giù qualche ciuffetto magari dal lato, quindi come faccio io. Quindi tiriamo giù magari questo, tiriamo giù magari quest'altro. Non devono essere per forza super simmetrici, super uguali, anzi forse troppo uguali, sembrano un po' bamboline, un po' troppo... Però, oppure potete tirarli giù da qua, io non li tiro giù da qua perché avendo la frangetta sarebbero brutti, mi taglierebbero proprio il viso, però potete tirarli giù da dove volete. E a questo punto andiamo a fissare proprio tutta la base della testa con un altro pochino di crema, di schiuma, ma proprio poca. Per fare questo lavoro c'è chi usa lo spazzolino da denti, a me non mi serve, cioè non mi dà l'impressione di servirmi, però potete anche appunto andare a pettinare qua i baby hair con lo spazzolino da denti come fanno tante. Io non ho questa esigenza, cioè a me così l'effetto piace, ecco, per cui mi va già bene così. Ok. Se volete potete anche fissarli un po' qua, in modo tale che non vi si appiccichino, oddio, ho venuto giù tutto, in modo tale che non vi si appiccichino proprio alla testa, perché non è bello, però almeno vi stanno un pochettino giù, vi stanno un pochettino fermi. Come vedete non ho usato mollette, non ho usato niente, ma perché a me, cioè io odio mollette in testa, perché poi magari mi si spostano, perché poi magari mi tirano, quindi non ho usato veramente niente, solo un po' di schiuma, pochissima, e gli elastici che vi ho fatto vedere. A questo punto la pettinatura già potrebbe essere questa, che è una pettinatura che io uso tantissimo per andare agli eventi, che è una semplicissima coda alta, guardate com'è bella. Se volete arricchirla per Capodanno potete fare o mettere un paio di orecchini, perché con la coda alta i cerchi ci stanno benissimo, quindi mettere magari degli orecchini, dei cerchi un po' preziosi, questi qui hanno degli Swarovski, quindi sono molto carini. Raga, questa coda mi ha veramente risolto un sacco di situazioni, voi non potete immaginare. Ma guardate anche, togliendo magari gli orecchini e mettendo una collana un po' più preziosa. Allora, nell'info box vi lascio il link per tutto, vi lascio il link per la schiuma, per le spazzole, perché poi me lo chiedete, il cerchietto, la collana, il body, se lo trovo. Questo è un body di Zara, però sappiate che tutti questi prodotti li potete trovare tranquillamente nei negozi dove vi rifornite di solito. Io normalmente quando devo acquistare qualcosa, ma vi giuro, anche l'eyeliner e il pennello e la spazzola, io acquisto tutto su Amazon, perché io odio uscire di casa e andare a fare shopping, soprattutto durante le feste, perché c'è troppa gente, e quindi mi fa comodo che me le spediscano a casa in un giorno lavorativo. Spesso e volentieri, tra l'altro, vi dico, trovo delle offerte, nel senso che, per dirti,
per dirti, per dirvi, la tengo il teaser, che normalmente questa costa 17 euro, l'ho trovata a 11 insieme a un'altra, cioè ce n'erano due, quindi su Amazon. Quindi tante volte su Amazon mi conviene anche proprio a livello di prezzo. In più io ho Prime, per cui non pago la spedizione, mi arriva a casa proprio in un giorno. Per cui vi lascio tutto nell'info box, in modo tale che se avete bisogno o volete trovare qualcosa, lo trovate tranquillamente e facilmente. Se no, comunque, queste cose le trovate veramente nei vari negozietti e negozi, soprattutto a Natale, ne trovate tantissime. Questa collana è di Happiness Boutique. Ve lo dico per correttezza, non è un video in collaborazione, ma ve lo dico per correttezza. Forse la trovate ancora sul sito, perché io l'ho presa tipo l'anno scorso, sempre a Natale, o forse anche prima di Natale, tipo a settembre, per cui non so. Però qualcosa di simile potete trovarlo anche sul sito. Quindi togliamo la collana. A questo punto uno mi può dire, Heller, però... che noia, la coda, sempre la coda, a parte che io la sto usando sempre e non mi annoia mai, però si potrebbe dire che noia la coda. Allora io da qua semplicemente prendo la mia coda, la giro su se stessa e la attacco con una molletta. Anzi, in realtà in questo momento manco la molletta voglio utilizzare. Poi ovviamente se devo uscire la fermo con una molletta, però quando sono in casa sinceramente metto proprio i capelli sotto. Aspettate, lo faccio meglio così vi faccio vedere. Allora, prendo i capelli. Allora, il capello, la coda è così. Li tengo stretti su di loro, anzi facciamo così, li arrotolo anche. Li giro. Upsi. E la parte sotto la infilo. Qui sotto basta una semplice mollettina, una clip, quello che volete, e vi rimangono a posto, proprio perché è una, cioè non sono i vostri capelli, è una coda, per cui è una coda già fatta, per cui ha già la sua forma, vi rimane assolutamente tutto a posto. E anche qua ecco fatta la pettinatura. Ah beh, qua tiriamo su, diamo ancora un po' di colla. Per quanto riguarda i capelli dietro, potete o tirarli su come sto facendo io adesso, oppure tirare giù qualche ciuffetto che ci sta anche. Ecco, questi qua non mi stanno su, allora li tirerò giù, però li metto a posto, o vagamente a posto, appunto con la schiuma. Ok, anche qua posso mettere una bellissima collana. Questa me l'ha regalata la mia amica Milena Andrade, per cui non so dove l'abbia acquistata, non ve lo so dire, però ripeto, ce ne sono tante in giro, per cui vi metto magari qualcosa di molto simile nell'info box. Guardate che meraviglia. Questo è già il vostro look di Capodanno, non avete bisogno di nient'altro, eh? Cioè, poi ovviamente potete portare una giacca, però già così è già a posto. Se volete potete impreziosire il tutto con qualche molletta di queste qua che vanno tanto, per esempio questa, e la potete mettere proprio magari all'attaccatura per fermare il vostro chignon. Cioè, è molto carina, a me piacciono tantissimo queste cose, raga. Va bene, togliamo la molletta, togliamo questa collana, e vi volevo far vedere una cosa un pochettino più gotica, nel senso, cambiando questa collana, se voi avete un gusto un pochettino più gotico come ce l'avevo io fino a qualche anno fa, che mi vestivo molto gotica. Una cosa che mi fa impazzire, e credo che io questo Capodanno sarò così, sono questi collari. Ragazzi, cosa non è bello? E questo lo potete mettere con un corsetto o con tutto quello che volete. Ovviamente quando utilizzate queste cose così preziose, così importanti al collo,
niente orecchini, raga, perché sennò sembriamo Madame Bijou. E chi becca questa citazione lo abbraccia. E ok. Quasi un po' scomposta. Allora, in realtà, con questa coda potete fare veramente qualsiasi cosa voi vogliate. Cioè, guardate che bella, anche giù, un po' davanti, un po' più spettinata, un po' più così. E qua potete mettere sempre una delle vostre mollette o, insomma, qualsiasi cosa che possa in qualche modo... Cioè, ok, quindi adesso magari con la cosa gotica la molletta è meglio di no, però potete veramente arricchire magari con un foulard, anche se è una cosa di giorno, è Natale, un bel foulard rosso annodato qua sopra, insomma come volete, però io credo che davvero questa coda mi ha risolto un sacco di situazioni, ragazzi, con la frangia, senza frangia, all'ultimo minuto avevo i capelli sporchi, li tiri su, gli metti un po' di schiuma appunto per farli attaccare bene, per farli aderire bene, metti sulla coda e sembri perfetta. Avevi i capelli puliti ma non ti stanno perché la piega non ti sta, perché i capelli troppo puliti, fai la coda e sei perfetta. Hai i capelli che soffrono l'umidità perché fuori piove eccetera eccetera, fai la coda e sei perfetta. Ed è un look veramente fantastico. Qua, forse nella parte gotica è meglio tirarli indietro. Secondo me è bellissimo, raga. Fatemi sapere se vi piace e che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Vi ricordo che nell'info box trovate tutto quello che avete visto in questo video e anche di più, nel senso che se mi vengono in mente delle cose che potrebbero essere interessanti ve le segno qui sotto. C'è un codice sconto che mi ha dato l'azienda, è un codice sconto generico, non è relativo al mio canale, ma è un codice sconto che trovate anche sul sito, è valido per il primo acquisto se non mi sbaglio ed è di un 20% off. Sul sito ci sono sempre un sacco di promo e vi garantisco che questi capelli, che sono capelli veri, lo ripeto, sono meravigliosi e sono facilissimi sia da mettere che da togliere, eccetera, eccetera. Volete vedere come la tolgo? Vi faccio vedere come la tolgo prima di salutarci, così, perché poi mi dite, ma Eller, poi come fai a toglierla? Fiocchettino. Andiamo a aprire da qua. Ok, e la coda è qui, e quando si sporca la lavate, ovviamente la potete lavare, cioè, tutte le volte che volete. Io di solito per farla asciugare la appendo a, con una di quei, cioè, gli appendini che uso per le gonne. Ve lo faccio vedere perché sennò poi mi dite, faccio vedere anche quello. È una cosa che faccio anche con le extension, quando le lavo e le devo far asciugare utilizzo questo appendino. Praticamente attacco bene la coda, non andando sulla mollettina perché non voglio rovinare la mollettina. Attacco bene la coda proprio sull'attaccatura dove c'è il filo di raso. L'asciugo, l'asciugo col phon, poi passo la piastra, utilizzo i prodotti e faccio lo shampoo, il balsamo, così rimane anche bella profumata, sa di capelli puliti, non puzza, eccetera, eccetera. E dopodiché la tengo appesa finché non è completamente asciutta e la posso utilizzare. Questo vale anche per l'extension a clip che io utilizzo spesso per fare le foto. E niente ragazzi, cos'altro dirvi? Io mi auguro veramente che questo video vi sia piaciuto. Come vi ho detto prima, se è così fatemelo sapere con tanti like e scrivetemi sotto nei commenti qual è la pettinatura che voi vorreste farvi a questo Capodanno. Io credo che farò proprio questa, magari con questa cosa gotica che mi piace proprio tanto tanto, mi piace un sacco. A me non rimane che salutarvi e ringraziarvi per essere stati con me fino alla fine di questo video. Se l'avete fatto aggiungete un piccolo cuore nei commenti così io saprò che siete arrivati fino alla fine. Per non perdervi nessun altro video di Eller Channel vi consiglio di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto di verificare di aver attivato la campanellina delle notifiche in modo tale che YouTube vi manderà un messaggio automaticamente ogni volta che pubblicherò un video. A me non rimane che mandarvi il solito bacio.
augurarvi buone feste con tanto, ma tanto, ma tanto amore.